questo evento qui in ricordo di Simone alla Gay Street incontriamo Simone Loiacono di Certi Diritti, l'associazione radicale Certi Diritti, gruppo Roma. È un impegno, io penso, storico quello là dei radicali in questo settore, in particolare ecco, Certi Diritti e mobilitata a quanto pare. Assolutamente sì, lo siamo già da diverso tempo, a livello nazionale da diversi anni. Qui a Roma abbiamo costituito un gruppo già nell'ultimo anno che si sta orientando a far emergere tutta una serie di problematiche che riguardano l'omo e transfobia. Questa sera siamo qui con il cuore innanzitutto a sostegno della famiglia del povero Simone per manifestare appunto la nostra vicinanza e anzi lanciando un appello a tutte le famiglie italiane affinché non abbassino mai la guardia dinanzi a quello che può essere un malessere interiore dei propri figli. E qui stiamo parlando del suicidio di un ragazzo 21enne, quindi all'inizio proprio della fase adulta. Questo è un primo invito. Un secondo spunto di riflessione che appunto portiamo avanti qui questa sera con tutte le altre associazioni è quello di mobilitarci in un quadro uniforme, unitario, in modo tale da avere ancora più forza nell'invitare quelle che sono poi le istituzioni pubbliche a portare avanti quello che è il progetto di legge sull'omotransfobia. A questo punto lanciamo un appello direttamente al Presidente del Senato Grasso affinché calendarizzi finalmente quella che è una legge che con tutti i possibili difetti è comunque uno spunto, un primo inizio per ottenere un qualche cosa nel campo della tutela, in questo caso sotto il profilo penale. Ma noi di Certi Diritti ribadiamo ancora una volta che stiamo parlando di diritti umani e come tale vogliamo la totale parità dei diritti sotto il profilo anche civilistico, e in questo caso mi riferisco al matrimonio egualitario. Ecco, infatti questa cosa è molto, molto apprezzata da me, in quanto ritengo, e poi appunto volevo sapere tu che ne pensavi, che questa aggravante penale riguardo appunto all'omofobia, alla transfobia, sia praticamente la consacrazione di una differenza in quanto minoranza, peraltro per cose che comunque sia già prima erano proibite e punite, mentre invece il matrimonio omosessuale per gli omosessuali sarebbe l'estensione e quindi di un principio di equità, di eguaglianza. Non pensi che forse su questo c'è, sul matrimonio appunto, c'è un po' di troppa timidezza anche da parte, diciamo, delle ale, per esempio Scalfarotto, insomma un po' più su questo, sui gay, sui diritti dei gay più attive? Beh, forse il sentimento che ultimamente un po' anima è questo accontentarsi per rassegnazione. Noi da radicali abbiamo sempre portato avanti una linea coerente che era quella appunto di affermare la parità, la semplice eguaglianza, l'articolo 3 della Costituzione in relazione a tutti i diritti umani. Il matrimonio è un istituto giuridico civile e come tale lo estendiamo per tutti, sia che siano coppie etero, sia che siano coppie omosessuali. Accontentarsi per ottenere un contentino frutto di un compromesso tra quelli che sono i poteri forti del regime mi sembra ben poca cosa, e noi qui infatti questa sera stiamo cercando di dare un segno di unità, di coerenza, di determinazione per ottenere finalmente diritti che siano diritti pieni, diritti veri, sia nel campo civilistico che in relazione, come dicevi tu, al campo penalistico, dove già comunque si sta riuscendo a ottenere un pur blando risultato. Ok, ringraziamo quindi Simona Loiacono e buona lotta in questo campo e in tutti gli altri di cui si occupa Certi Diritti. Grazie, grazie a voi.